per l'ultima sfida della serata tra Supernova e Guerra Group. Con l'arbitro che ferma questa falsa partenza, si può andare. Borzacchiello evidentemente non vedeva l'ora di cominciare. Controlla Supernova, il primo pallone della serata per loro. Borzacchiello arriva Pendolo, dagli una mano. Entra in area, respinge Marzocchella e prova a partire. Si trascina palla fuori però. In questo scontro dal sapore di calcio meridionale tra Palermo e Salernitana. E Salernitana secondo Carella, ma secondo Bellame la regina, anche perché porta la sciarpa della regina, ci dobbiamo dare un senso in qualche modo. Già da tempo il passaggio verso Marzocchella, vitale, non riesce a saltare l'avversario. Interviene poi Barbato, porta palla a Barbato, se la trascina fuori. Che scontro con la rete esterna. Comunque, scambio tra Vitale e Romaniello. Torna a tempo. Passaggio in avanti per il movimento di Romaniello. Chiude Liccardi. Barbato. Arretrato. Della Porta. A destra Barbato. Lì vicino c'è Pendolo. A sinistra Liccardi. Pallone per lui. Al centro Pendolo. Porta palla Pendolo. Si ricomincia da Liccardi. Interviene Pendolo, porta palla, allarga verso Borzacchiello, esce Barzocchella, tiene vivo il pallone Barbato per un attimo. Marzocchella, serve il movimento di Romaniello, Della Porta in difficoltà qui, perde malamente il pallone, vantaggio Guerra Group 1-0. Ma che errore di Della Porta. Non fate arrabbiare Bellame per cortesia. 1-0 Guerra Group. Ma lo lascia parlare già. Che tenga la stessa fotografia Facebook. Le cose belle non si cambiano. Sì, spontaneo. Comunque, fallo laterale per Guerra Group. Zona tempo. Ora Marzocchella. Allarga al lato. Spontaneo, però non me ne ha. Controlla Barbato, arretrato verso Della Porta, che ha sbagliato un pallone clamoroso in occasione del gol di Guerra Group. Barbato. Borzacchiello ancora verso Barbato. Pressato, trova comunque il passaggio per Liccardi, però un po' lungo. Rimesso dal fondo per Guerra Group. Barlenti, serve il movimento di Giona Tiempo. Pallone lungo, interviene Barbato. Pressato Barbato, ricomincia da Della Porta, stavolta controlla bene. Ancora Barbato, di nuovo Della Porta. Si muove a sinistra Barbato, nelle intenzioni... No, nelle intenzioni non voleva andare da lui, vuole andare da Barlenti. Che serve già da tempo. Allarga in direzione di Romaniello. Marzocchella in avanti. Vitale non può controllare, ma c'è deviazione di un giocatore di Supernova. Pallone di nuovo in fallo laterale, due volte per Guerra Group. Cambia lato. Romaniello si accentra, calcia col sinistro direttamente sul fondo. Cambio subito per Supernova dentro. Si parte. È sinistro? Stasera è pessimista perché sono partiti male per questo. Hanno preso un gol molto stupido all'inizio. Però si riprenderà. Pallone di Barlenti verso Vitale. Già da tempo. Porta palla. Chi ti manca? Numero 5. Romaniello. No, Supernova. Numero 5 Supernova, ma anche io. Ciò le liste. Numero 5 chi? Belli. Belli? Ok. Grazie. Grazie, l'ho detto proprio la tedesca questo. Pendolo porta il pallone. Non riesce a tenerlo in campo Borzacchiello. Fallo laterale per Guerra Group. Già da tempo. Arretrato. Barlenti. Intercetta Belli, non riesce però a controllare. Bene, subito applichiamo il nome per... Ce l'abbiamo. La distanza vitale la tiene Della Porta. 2-2.
Cerca il passaggio del Borzacchiello che aggancia un po' male. Malissimo, anzi. Palo laterale ancora per Guerra Gruppo. Marzocchella, passaggio in avanti, troppo lungo per chiunque. Controlla della porta. Belli a destra. Però ci stanno anche a sinistra, non vi preoccupate. Pallone in fallo laterale, sì. Meb, il docet. Liccardi dentro. Chi è Meb? Come? Maria, Elena. Boschi. M? Meb. M e B. Sì. Belli, sì. Ah. Vabbè, lei sarebbe poi di centro, no? Questo è un altro paio di maniche. Comunque, Borzacchiello al centro. Calcia addosso a Vitale Pendolo. Il pallone buono per Romaniello. Calcia col sinistro qui. Direttamente sul fondo. Può ripartire della porta. Belli. In avanti. Sul fondo. Un'apparizione. Che ha fatto? Ma lei è di Supernova. Mica da Yugo Pallone, mica da fare. Sì, certo. Tutto si sente. Si deve sentire. Oh no, Ernesto. Mettici la faccia su queste cose. Attenzione, il pallone per Romaniello che arriva all'ingresso in area. Calcia Romaniello! Il 2-0 di Guerra Group. Qui la copertura di Supernova non ha destato nessun effetto. È un errore collettivo e non individuale. La sostanza comunque è che Guerra ha un saldo controllo. Passato un momento, si è allontanata. Vabbè, appena finito di dire. Lei appena finito di. Ma c'ha da sai che ha da accusare. Di esprimere la sua dichiarazione. Zema, noi sappiamo c'ha sigarette, Zema. Zema. Mia. The Woman al massimo. Di te. Questa è importante, eh. Grazie. The Woman. The Woman. Ah? No, ma stiamo a un livello. Gioco di parole calcistico. Calcio, ci possono arrivare, non è vero che non ci possono arrivare, però non lo volete sapere semplicemente. No. Ma meglio che non lo fanno in generale. Allora, verso Gianna Tiempo! Respinge della porta! Se voi lasciate il timone. No, secondo te. Ok. Romaniello all'indietro, verso Marzocchella. Uno su. Vai. La campanella allora. Sì, devo entrare a scuola. Che devo entrare a scuola, sentite, comincia l'ora di religione. Educazione fisica. No, è finita l'educazione, dobbiamo rientrare, ragazzi. Porta palla già da tempo. Ti comincio dalla zocchera, non ne vogliono proprio sapere di rientrare. No? Continuano a giocare il partito. Devia Tibaldi, pallone finisce a Belli. Ci fa vedere Tibaldi. Trova il passaggio per Pendolo. Comunque posso dire una cosa? Siamo alla quinta giornata. Di rossa come si chiama? Guerra Group. Palermo per te. Siamo alla quinta giornata, giusto? Sì. Non lo so. Siamo alla quinta giornata. Marzocchella di Guerra Group si gioca il migliore giocatore del torneo con Franco. Franco, lo dico adesso. Se non che Franco, non vinca il capocannoniere, Marzocchella è il più. Addirittura. E Troise è proprio di Supernova, non lo tieni in conto. Ho detto tra i papà. Ah, ho capito. Vai, no. Anche se è un grande assente Troise, Manca da due giornate. Però è fondamentale per il modo di giocare della squadra. Porta palla Tibaldi. Pendolo qui praticamente intralcia i tempi di gioco, giustamente il pendolo. Stavolta scandisce male il tempo. Bellissimo lo staff che mette in discussione il regolamento. Ma non puoi essere tattica perché controlla tu... Belli. Allora la tattica lo fai pressato per... allora, mantieni vivo il pallone Pendolo. Attenzione, Riccardo un po' in difficoltà qui. Costretto a ricominciare da Pendolo. Trova il passaggio per Tibaldi. Recupera poi Vitale. Pressato Vitale, scivola poi sul pallone. C'è stata una spinta e poi credo che non abbia semplicemente mantenere l'equilibrio e poi si è venuto successivamente. Nessun giocatore va nel campo del
Ma comunque c'è un muro. Vabbè, comunque punizione sul fondo. No, perché c'è sempre la rete che divide le due. Ma ci sono le pareti. C'è sempre pareti. Sto cercando di. Comunque controlla Romaniello. Vitale a sinistra. Calcia Vitale sul fondo. Perché me la furbizia è una parte dell'attacco. La scaltrizz. Ma Can non è furbizia, me. Can nessuno dice lascia. Can nessuno è fesso soprattutto. E la porta in avanti. Abbassa il pallone pendolo, non riesce però a concludere. Anzi, non riesce quasi a controllarlo. Rimessa dal fondo per Barlenti. Questa cosa da MC ho fatto proprio. Già da tempo. Marzocchella, papabile tra i migliori giocatori del torneo. Rimessa laterale ancora per quella gruppo. Marzocchella. Barlenti. Ora Marzocchella in difficoltà sulla pressione di Barbato. Comunque farò laterale quella gruppo. Può andare Marzocchella. Lì vicino Barlenti. In avanti. Guarda in fallo laterale. Dal fallo laterale pendolo verso Belli. Barbato. Ancora Belli. Tipaldi. Si fa vedere Belli lì vicino. Tipaldi ricomincia da capo. Barbato male. Fallo laterale. Guerra gruppo. Marzocchella. Solo. Vitale. Contro pendolo. Riparte ancora da Marzocchella. C'è da tempo. Va via Tipaldi. Poi calcia col sinistro. Prende Belli in pieno. Che poi parte. Prova ad allargare in direzione di Barbato. Il pallone poi viene respinto da Vitale. Della Porta deve ricominciare. Belli. Va via. Porta palla Belli. Fallo laterale. Cambio chiamato da Supernova. Dentro Borzacchiello, fuori credo pendolo. Si riparte. Scambio tra Belli e Tipaldi. Ancora Tipaldi, calcio sul fondo però. Cambio anche in guerra group, fuori Vitale, dentro Visone. Si ricomincia da Barlenti, Marzocchella. Romaniello pressato, guadagna fallo laterale. Marzocchella. Si riparte. Gianna Tiempo. Porta palla Gianna Tiempo. Allarga verso Visone che porta palla pressato, finisce a terra, tutto regolare per l'arbitro. Belli. Lungo in avanti, rimessa per Barlenti. Controlla Marzocchella. Gianna Tiempo. Passaggio in avanti per il movimento di Romaniello. Riesce a deviare, credo, Barbato. In fallo laterale. Visone dentro, dove c'è Romaniello che calcia in porta per spingere del... Però il portiere riparte Borzacchiello. La tiene viva, dentro, respinge alla fine Marzocchella che ha recuperato benissimo. Ricomincia da capo Visone. Romaniello. Arretrato Marzocchella. Di nuovo verso Romaniello. Poi Barlenti. Quindi vicino Romaniello. Palla per il rinvio di Barlenti dal fondo. Già da tempo, arretrato ancora verso Barlenti che deve andare coi piedi. Visone abbassa il pallone. La tiene in campo. Riparte da Gianna Tiempo. Chiama il pallone Visone. Al centro verso Romaniello, ma interviene Tipaldi per Supernova. Che deve darsi una scossa però. Anzi, una mossa. Palla laterale. Per Guerra Gruppo. Appena ho detto questa cosa, regalano palla a Guerra Gruppo. Interviene Barbato. Male. Perché il pallone resta già da tempo. Marzocchella deve fare le corse per tenere in campo il pallone. Che giocata qui di Marzocchella. Che intervento.
Recupera palla supernova comunque con Borzacchiello adesso. Tipaldi si muove, Borzacchiello subisce un pestone proprio da Marzocchella. Tipaldi, c'è fair play comunque tra i due. Punizione per Supernova. Quella che aveva ancora l'euforia del recupero. Precedente sì, sicuramente l'ha esaltato. Ok, Rosanero quando scendono in campo vanno proprio in guerra. Ernè, ma se tu stai stanco e venendo più cambi, mica non vengo. No, però il montaggio io puoi mettersi, sto facendo il mio lavoro comunque. Comunque calcia in porta per Morato e spinge Barlenti. Barlenti rotola. Belli protegge l'invio. Le puoi mettere anche le mie battute, non è un problema. In avanti Barbato, abbassa il pallone Borzacchiello, non ci riesce, già da tempo Marzocchella, già da tempo ancora col pallone, interviene in scivolata Barbato, ma è fallo la scivolata. Senti per una io invece non sono degno di fotografia, ragazzi. Calcia addosso a Tipaldi Romaniello, fallo laterale per Guerra Group affidato a Marzocchella. Barlenti ancora Marzocchella, pura visione, calcia visione sulla traversa, c'è una deviazione comunque, calcio d'angolo per Guerra Group. Al centro il pallone per Giola, tempo della porta, non sa neanche lui come, riesce a respingere, finisce a terra visione, tutto regolare, Liccardi riesce a liberare, Borzacchiello perde palla, Romaniello interviene poi sul pallone vagante, passaggio poi arretrato verso Giola, tempo, libera Tipaldi, palla laterale, 18esimo in corso, però 17 trascorsi. Ha detto che c'è stata anche una sorta di falsa partenza. Come ha attivato il video, Supernova ha calciato l'avvio, ma l'arbitro non aveva ancora fischiato e quindi abbiamo dovuto fare due volte il calcio d'inizio. Comunque, Borzacchiello va via, la tiene viva, incitato dal suo pubblico, ma Marzocchella si prende gli applausi dei suoi, liberando sicuramente una grande prestazione anche stavolta per lui. Si trascina palla fuori Liccardi, fallo laterale per Gianna Tiempo, per Guerra Group. Marzocchella si fa vedere visone, lì vicino c'è Romaniello, vada Romaniello, passaggio verso visone che si fa vedere tenendo incontro Marzocchella in avanti, in difficoltà Romaniello nel controllo, la tiene lì, allarga a destra adesso Marzocchella, in avanti visone, non riesce a intervenire Barbato, rimessa credo per della porta. Liccardi ricomincia da capo Tipaldi. Le cose simpatiche, Romaniello e Liccardi hanno le stesse scarpe. Guarda, potete controllare. Dentro Borzacchiello di testa sul fondo, segnali di risveglio di Supernova, cambio dentro di nuovo Pendolo, ce l'ho l'occhio. Fuori Tipaldi, mentre per Guerra Group nessun cambio in questo momento. Fallo laterale per Supernova affidato a Pendolo. Barbato calcia sul fondo, aveva appena finito di dire segnale di risveglio, di fatto poi calcia, non è allargato. No, Lorenzo tutto. Eh sì, io sono poi soprattutto Lorenzo, fattore di disturbo incalcolabile. Oh no, penso che siete d'accordo. Controlla Barbato comunque, allarga in direzione di Pendolo, passaggio nelle intenzioni è per Borzacchiello, ma di fatto Giona Tiempo riesce a difendere l'uscita del suo portiere. Recupera palla Barbato per Supernova, allarga in direzione di Pendolo, non controlla Barbato, stata spianata per Romaniello che calcia sul fondo, però riparte della porta, ma Supernova che dopo degli slanci offensivi di un certo livello
poi delle amnesie difensive piuttosto gravi. Pendolo. Ricomincia da Liccardi. Fallo laterale per Supernova. Pallone battuto in direzione di Pendolo, che va via Visone. Ancora Pendolo sul pallone. Si allarga Pendolo. Pende a sinistra in questo caso Pendolo. Com'è? Sì, questa cosa. Riesce a terra Visone. Punizione per quella coppa. Tra l'altro la rima tra punizione e Visone, penso che sia degna di una particolare menzione. Che cosa? La rima tra punizione e Visone. Visone. Degna di particolare menzione. Sì. Palla che finisce. Attenzione, il pallone che finisce in rimessa. Ma rimanga un coglione. Sì, esatto, sono so proprio un coglione, sì. Sì, 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 2-2. Ma giusto per tornare un po' alla realtà, sì. Zona tempo. Esce Marzocchella, calcio addirittura, voleva il 3-0, di fatto regala palla a Della Porta per il rinvio dal fondo. Sagina avanti, controllo ora Pendolo. Questa volta invece pende a destra, il pallone controllato in calcio d'angolo dalla difesa di Guerra Group. Ma pure io ne ho vinte un paio. Di cosa? Da quando c'è la sosta, da quando è ripreso il campionato. Non è dentro per Liccardi che manca l'aggancio! 3-4. Calcio d'angolo sull'altra sponda, no, sempre no, sul nuovo, fuori Barbato, dentro Belli. Pallone battuto subito, no. Si deve riprendere col fischio arbitrale. Hai visto che la cosa Balotelli? Liccardi le spinge Barletti. L'allenatore del Belgio, il Luslavi in merda, ma ce l'ho. Juric? Di Juric ha detto no, io non ho sentito niente. Tu sei una chiave. Ma perché il presidente del Verona, che cosa... E poi Salvini oggi ci ha aggiunto il suo carico. Salvini ha detto... 10 operai dell'Ilva valgono più di lui. Più di Setti? No, più di Balotelli. Che? Poi vabbè, andrebbe letta nel contesto questa dichiarazione, però oggettivamente, ma è il caso di dire una cosa, l'abbiamo letta insieme poco fa. 10 operai dell'Ilva valgono più di lui, non è l'unico in Italia. Non è l'unico fenomeno tipo in Italia. Cioè, quindi... Sì. Capito? Questa cosa mi ha lasciato spiazzato completamente. Pure perché, onesto, ultimamente non, cioè, non è proprio da lui, perché oggi ci sono stati pure in attesa, sai? Ah, no, capito. Quanto meno di più. Sì, sì, sì. Cioè, questa cosa è... Ma perché è il coordinatore Lega Campania e De Cantù? Di Cantù è, ha detto... Tipo questa è con l'autostrada la pagano i meridionali, l'autostrada i meridionali non pagano l'autostrada, la pagano i settentrionali. Dice proprio un cazzo, eh. Ci facciamo il trucco dell'invisibilità, sì, nel casello. Sì, sì. Oppure facciamo limbo. Ma è qui ancora Marzocchella, bellissimo. Nell'uscita palla al piede, Visone non rende giustizia alla giocata, finisce a terra, si fa anche male, credo. Applausi sull'altro. Perché si è fatto male Visone? No, si è ripreso, gli applausi perché si rialza. Nessun applauso, vabbè, a posto. Cambio arbitro! Cambio fuori Marzocchella, dentro Ciccarelli. In Guerra Group. Comunque tra Ciccarelli e Fella sarà, no? Cosa hai detto, scusami? Tra Ciccarelli e Fella sarà... Sì, è una certa assonanza, va bene. Pallone dentro che quasi finisce nella porta di Barlenti. Calcio d'angolo però per Supernova. Che pasticcio. Tra Ciaccarelli. Ciaccarelli, verissimo, Pendolo. Pallone finisce fallo laterale. C'è un mio collega giornalista che si chiama Leonardo Ciaccarelli. Chiamo Leonardo Ciaccarelli, io chiamo Ciaccarelli. Ah, ecco perché. Ma si spiega. La mia ragazza gli hanno salvato Ciaccarella. Perché mai? Ah. Ciaccarella. Vabbè. Ciaccarella. Carella. Lui. Le ragazze di Esito. Ciaccarella. Bella. Attenzione, Pendolo che potrebbe calciare, non lo fa. Finisce così il primo tempo sul 2-0 per Guerra Group. Cambio. Chiudiamo qui.
Ricomincia il secondo tempo tra Guerra Group e Supernova. Il punteggio arride i rosanero, che perché vincono per 2-0. Barlenti subito devia il pallone in calcio d'angolo per i Supernova, che subito iniziano all'attacco così come hanno finito il secondo tempo. C'è una rimessa in gioco veloce e sbagliata da parte della Supernova, per cui si riprenderà velocemente, per quanto velocemente possa essere la realtà dei fatti, per i Guerra Group. Da Barlenti a Giannatiempo, che prova il lancio lungo in avanti direttamente alle spalle di Della Porta, che ora si appresta al rinvio dal fondo, alza la mano pendolo. Della Porta passa vicino a lui dove c'è Belli, taglia il campo il numero 7 Tipaldi, ma Belli preferisce andare da Liccardi lungo linea, che evita Ciccarelli. Pallone che finisce a pendolo di punta Giannatiempo, deviazione, fallo laterale. Alla battuta pendolo il cross. Ah? Ho sentito delle urla di esultanza fantastiche da Guerra Group. No, perché Giannatiempo ha fatto un bel disimpegno in fallo laterale, battuto adesso da pendolo, la girata di Belli alle stelle. Quindi rimessa dal fondo, Giannatiempo avanza palla al piede del numero 6 dei Guerra. Pallone centrale per Romaniello, ben chiuso dalla difesa dei Granata. Di nuovo Giannatiempo con un braccio, forse pendolo, sanzionato dall'arbitro. Quindi calcio di punizione da parte, in panchina anche tu. Quindi calcio di punizione per i Guerra Group. Palla a terra. Fisio io, grazie. Primo fa. Visone alla battuta. No, Romaniello. Aspetta, Romaniello lui, Visone. Visone, ok. Visone dalla punizione. Sale dall'altro lato Giannatiempo. È quello lì che corre. Scevro da marcature. Due in barriera per Della Porta. Arriva adesso il fischio dell'arbitro. Salta Giannatiempo. Visone sulla barriera. Fallo laterale. Ciccarelli alla battuta. Quindi Giannatiempo, di nuovo Ciccarelli, avanza, fermato, attenzione al contropiede, bravo Ciccarelli, che devia il pallone in fallo laterale. Visone restituisce palla, il cross di Tipaldi, deviazione di Visone, fallo laterale, che sta piovendo. Cosa? Mi sono sentito una goccia, era uno sputo e sta piovendo. immagini di copertina. Ma che le mette? Si è dimenticato? Aspettate, ma ti immagini, facciamo il logo di quel tournament con questa, con questo qua. È bellissima, io. Secondo te funziona, solo perché. Le metti, immagini, guarda, è simpatica, non ti scordare, eh. Ma così è, visivamente questa immagine così. Ogni settimana cambia, l'immagine più simpatica la metti. Tra lunedì e martedì. Cioè tra l'immagine più simpatica dei due tornei. Visone, il fallo laterale, il cross a cercare Marzocchella, no, il Romanino. Non preso in giro questo. No, deve essere l'immagine simpatica. Attenzione, fallo di Visone su Barbato, calcio di punizione. Chiede scusa a Visone. Della Porta. Fa rotolare il pallone per Tipaldi, quindi Barbato sale, bravo qui ad evitare Visone, ancora Barbato a sinistro! Parata di Barlenti! Quindi fallo laterale, si fa vedere in area Tipaldi, ma attenzione a Ciccarelli, esce Della Porta, Romaniello, il pallonetto fuori, in rimessa laterale Della Porta, pallone a Tipaldi, quindi Barbato si avvicina e riceve Belli, buono il velo, sale Tipaldi sulla fascia, il tiro alto! Io mi sono incerto perché ho urlato così. Tiro! È il falsetto. Ma è stata una carriera da operatore. L'ho fatto l'operatore. Barbato! Io dovevo fare scuola di cinema perché mi suggerivano di fare l'operatore. Segui i corsi di. Dovevo seguire dei corsi di regia alla scuola di cinema. Poi chi mi disse che dovevo fare la regia, poi Venetmina, perché Venetmina che era una chiave. Vieni da PGM, dai, ci divertiamo. Non vieni, eh? Ma come venga a Casoria? È difficile.
No, no. Calcio di punizione. Portier, fai per comando, mi chiudi la porta. Alla battuta c'è Barbato. Due in barriera, uno sul palo, Ciccarelli a marcare. Barbato, il sinistro! Deviazione salvifica di Romaniello in calcio d'angolo. Tipaldi alla battuta, si fa vedere Barbato, Barlenti smanaccia, recupera Romaniello, attenzione al contropiede, salva il pallone e lo cede poi a Romaniello che appoggia di testa dove c'è Belli però, quindi recupera la supernova, può salire Pendolo che però si porta il pallone fuori, c'è il cambio, esce proprio Pendolo ed entra Borzacchiello e non entra invece Liccardi, quindi ti assetta. Romaniello. Nuova il duello tra Bellano. No, e no, perché nostra palla contesa, pallone però a favore di guerra, dice l'arbitro. Romaniello, forse palla in movimento. Sale Visone, pallone per Romaniello, pallone in mezzo, Giccarelli sul fondo. Vai amore. Ah? La palla era di Supernova. Decide l'arbitro, rimessa dal fondo. Della porta ha battuto pallone per Borzacchiello, guarda non ho visto neanche io, recupera Gianna Tiempo, Visone tocca forse involontariamente, di nuovo il pallone per Visone, della porta in qualche modo forse non stilisticamente perfetto, poi recupera Barbato trattenuto da Romaniello senza fare fallo, ancora Barbato ma tira il pallone, non la fa uscire, recupera il pallone Guerra, Romaniello protesta, l'arbitro fischia e ferma il gioco. Bravis, bravo l'arbitro. Bravis. Sconfitta a tavolino per i Guerra, vincono i Supernova.